L'azienda autonoma e l'associazione del Maggio Eugubino cercano di incrementare il turismo mantenendo vive le tradizioni. Gli eugubini si appassionano di nuovo ad un antico sport che risale al 300, il tiro alla balestra. Gli iscritti alla società dei balestrieri si esercitano tutti i giorni per la gara annuale con quelli di San Sepolcro. Internazionali sono invece le competizioni per la balestra moderna, arma di precisione, che forse comparirà anche nelle Olimpiadi del 1960. Attraverso questo nuovo sport che si svolge sotto il patrocinio dell'Unione Tirassegno Nazionale e il potenziamento delle manifestazioni folcloristiche storiche, l'Associazione Maggio Eugubino si tende a un maggiore sviluppo turistico della nostra città. Sviluppo turistico che va curato attraverso un'adeguata sistemazione delle vie di comunicazione, attraverso un'adeguata rete idrica cittadina e altri problemi che esistono. Ma il problema più importante che io vorrei puntualizzare qui non è tanto il problema turistico, che ha la sua importanza, ma non è proprio vitale per la nostra città, ma quanto il problema della nostra economia. Economia depressa, poiché noi abbiamo molti emigranti all'estero e noi cerchiamo di collegarci con questi emigranti e lo facciamo con molto piacere, poiché è un compito della nostra associazione quello di tenere collegati i concittadini lontani alla propria terra. Noi siamo stati nel Lussemburgo, in Francia, e abbiamo registrato dei saluti che gli emigranti lontani hanno inviato alla loro città. Il presidente dell'associazione del Maggio Eugubino fa il giro delle varie frazioni per far ascoltare ai familiari la voce dei loro cari lontani. Franco Piergentini, un saluto alla famiglia, completa tutti. Un bacio alla piccola, con fede che presto possa dirmi papà. E un'altra cosa soprattutto. Vorrei che gli Eugubini ricordassero il sacrificio degli italiani all'estero e che presto possiamo avere la possibilità, dietro determinato lavoro, di guadagnarci la nostra vita con la famiglia. Io sono Pastore Ubaldo, mando tanti saluti alla mamma, fratelli, zii, saluti anche dalla zia. Io sto bene, mio padre anche bene, tutti bene qua. Caro babbo e mamma, vi invio i miei più distinti saluti, il lavoro va molto bene, ciao, presto. Torneranno presto perché la gente di qui, appena raggranellato un gruzzolo, torna a Gubbio per farsi la casa. Grazie agli emigranti la cittadina sta avendo un incremento edilizio. E non soltanto gli emigranti, anche i loro figli nati all'estero sentono il fascino di Gubbio. La moglie del presidente della Repubblica Argentina, anch'essa figlia di Eugubini, è venuta qui in privato a riposarsi.